Dottor Vincenzo Romeo, quest'anno l'associazione Inside propone dei nuovi eventi per valorizzare il patrimonio archeologico, l'ipogeo, e renderlo fruibile per la città. Sì, abbiamo firmato martedì mattina un protocollo d'intesa con il Comune di Reggio Calabria, con NIBAT, con la sovrintendenza ai beni culturali, e ci hanno affidato l'ipogeo più altri tre siti archeologici della città, presso le mura greche, le terme romane e l'Odeion, e questo è un protocollo che mira a valorizzare i beni archeologici e quindi i siti archeologici del comune, renderli tra virgolette la cittadinanza. Quello che è l'interesse dell'associazione culturale Inside, di cui sono presidente, è quello di renderli in una doppia veste, ordinaria e straordinaria. Proveremo chiaramente a renderli fruibili ai cittadini con degli orari specifici, probabilmente nel pomeriggio e sabato e domenica tutta la giornata. Li renderemo fruibili alle scuole, faremo dei pacchetti insieme agli altri due siti archeologici che il comune ha affidato, che sono lo spazio di Motta Sant'Agata e il sito archeologico di Occhio di Pellaro, insieme alle altre due associazioni, e poi eventi straordinari. Cioè, proveremo a creare tutta una serie di manifestazioni, eventi, presentazioni di libri, magari anche presentazioni radio o video, sostanzialmente nelle quali lo sfondo di questi siti archeologici sarà fondamentale, anche perché il tipo geo è una sorta di stratificazione della polis della città, e quindi una sorta di anima della città. Reggio Calabria vive della sua anima qui dentro, quindi sarà bello portare le persone a vedere l'essenza di Reggio. Ecco, c'è un calendario di date fruibile per gli utenti? Lo stiamo redigendo, perché di fatto l'accordo è stato fatto martedì, per cui sarà a breve. Sicuramente sul sito www.insidegroup.it, che è il sito dell'associazione, troverete tutte quelle che sono le specifiche, sia ordinarie che straordinarie. Questo sarà collegato chiaramente a Facebook e a tutti i social, perché sappiamo ormai che tutto quello che è l'informazione passa dai social, e quindi in maniera più possibile.